Seduto in terra, bastone in mano a mo' di mitra, racconto nello spettacolo agguato e uccisione dei tedeschi nel tenebroso bosco della Tecosa sopra Bargagli. Nella canzone successiva volevo che emergessero tre temi: la contrapposizione partigiani nazifascisti, quindi la storia, il tesoro immenso trafugato che crea ricchezze improvvise e anche fatti di sangue protratti per decenni, e il concetto di bosco spaventoso. Allora ho giocato sul contrasto tra elementi fiabeschi, anche in questo caso, e cinematografici, come il tesoro, che richiama al western ma anche ai film di pirati, e quello che solitamente accade quando si va nel bosco, nella quotidianità. A me piace sempre abbassare volutamente, ironicamente, satiricamente, umoristicamente la trattazione dell'argomento delle canzoni, riportando alla quotidianità, una quotidianità che diventa immediatamente comica proprio perché si contrappone con le cose che ci caratterizzano nella vita di tutti i giorni ai grandi temi, e in questo caso diciamo l'occasione era offerta sul piatto d'argento. Che cosa si fa quando si va nei boschi, qui nelle nostre montagne liguri? Si va per legna, si va per castagne, si va a caccia, qualcuno per amoreggiare, oppure per soddisfare bisogni corporali. Tutto tranne imbattersi in tedeschi armati, in tesori, eccetera. Di solito un bosco è luogo tranquillo, dove raccogliersi in silenzio, meditare, in mezzo alla natura. Quel bosco invece, il bosco della Tecosa, è il regno degli spari, il regno della morte, dell'egoismo umano. Insomma, il bosco della Tecosa, come lo sentivo nominare da mia mamma, che era stata bambina proprio a Bargagli, figlia di un appuntato dei Carabinieri, tra l'altro, che aveva preso il posto dell'appuntato Carmine Scotti trucidato qualche tempo prima, stiamo parlando proprio dell'immediato dopoguerra, e il brano risulta in bilico tra la paura e l'urgenza di esorcizzarla con il rovesciamento ironico, continuamente, senza che le due cose si escludano a vicenda, ma continuano a procedere parallelamente. Adesso le vediamo, interrompendoci magari anche su certi punti, proprio per cogliere, dovesse servire a qualcuno oppure interessare qualcuno, non lo so, cogliere il senso proprio della scrittura di canzoni di questo tipo. E c'è chi va nel bosco in piena buona fede, in cerca di castagne, di more, di mirtilli, secondo la stagione. E c'è chi va nel bosco se sa cercare i funghi, oppure se ha bisogno del muschio da presepio, di legna da bruciare. C'è pure chi ci va con il suo amore, insieme cercano qualche intimità. A questo punto già siamo immersi in una dimensione da commedia. Ognuno va nel bosco per i fatti suoi, e soprattutto ci sono questi due che cercano appunto un minimo di intimità. E c'è chi va nel bosco se ama gli animali, se li vuole osservare e poi catalogare, o li vuole cacciare. C'è chi va nel bosco se è spinto dal bisogno. In questo caso, in genere, cantando questa canzone, uno dovrebbe tenersi la pancia per far capire di quale bisogno si tratti. E c'è chi va nel bosco se è spinto dal bisogno e corre come un pazzo tra gli alberi più folti, armato di giornale. La corsa frenetica fa capire che c'è una certa urgenza, e la presenza del giornale lascia supporre e completa perfettamente il quadro. Ma attenzione, perché un secondo personaggio si inserisce all'interno della scenetta. E dietro lui chi va per passeggiare, attento a dove i piedi metterà. E certamente immediatamente la commedia scompare, e nel ritornello è la storia cruda a irrompere prepotentemente all'interno della canzone. Ma in certi tempi tristi nel bosco ci han trovato migliaia di nazisti e di fascisti, con le
casse di un tesoro, ma stai sbagliando storia, non fare confusione. Allora son pirati come il corsaro nero. Dai retta è proprio tutta un'altra cosa. Nel bosco dell'Attecosa, nel bosco dell'Attecosa, nel bosco dell'Attecosa, nel bosco dell'Attecosa. E c'è chi va nel bosco per divertire il bimbo, racconta di fantasmi, di streghe, di folletti e del buon vecchio lupo. Nello spettacolo c'è poi l'elenco di una lunga serie di omicidi, spesso con bastonate alla testa, come si faceva con i vitelli, come questi sapevano abbattere proprio i vitelli. E la satira qui si concentra sul fatto che molti negavano che si trattasse di omicidi, e lo hanno negato fino a quando se n'è parlato. Anche le autorità, il medico del paese, l'Ampi, il PC, tutti quanti trovavano le giustificazioni più assurde, più incredibili per quelle morti. Cadute accidentali, malore, suicidi. La canzone successiva si intitola Il ballo del potere assassino e dà idealmente la parola ad uno di questi, uno per tutti, morti definiti suicidi, che propone ormai con il distacco, la disillusione di chi si è allontanato dalla vita, la verità, la sua verità. Però in realtà non parla solo di sé, ma parla di tutti coloro che hanno avuto una sorte del genere, e non soltanto nella storia di Bargagli. Perché a questo punto il discorso si sta spostando da Bargagli all'Italia. In particolare l'Italia degli anni 70 e degli anni 80. Stragi di Stato, insabbiamenti, morti misteriose. Tutte cose a cui il potere fornisce spiegazioni semplici e non credibili. Dai cedimenti strutturali, appunto, alle coincidenze a cui è impossibile credere. Gli italiani hanno sempre accettato e digerito tutto, magari dopo un po' di bullesime iniziale, però poi ci siamo accontentati delle balle che ci hanno raccontato e ci accontentiamo tuttora. La nostra vittima dice, e appunto non parla solo di sé, ma estende il discorso, che si muore in banca, si muore su un treno, si muore saltando in aria insieme a un'intera stazione, si muore anche su un ponte dell'autostrada che crolla. E questa è l'Italia. Allora il ballo del potere assassino diventa le balle del potere assassino. In una piccola, per quanto truce, storia genovese del passato, ma che è arrivata vicina a noi, c'è la grande e altrettanto truce storia italiana. Passeggiavo tranquillo sul sentiero di casa, quando dentro la testa mi è venuto qualcosa. Sono quasi sicuro che non fosse un'idea, era simile in tutto a una gran bastonata. Ho saputo che dopo ha concluso il dottore che io ero inciampato o avevo avuto un malore. Ed in tutta coscienza non mi importa poi molto di passare per fesso, ora pure da morto. Siamo in tanti, sapete, una vera marea, mute vittime di una giustizia sbagliata e suicidi sicuri come morti accertate, che si sono impiccati ma con le mani legate. È il ballo, il grande ballo del potere assassino, è il ballo molto noto del potere italiano. Così siamo caduti come tanti animali, una serie di morti tutte accidentali. Abbiamo dato a Bargagli una brutta nomea, ma pian piano la storia è stata dimenticata, perché in fondo si muore senza alcuna ragione.
nelle piazze, sui treni o dentro una stazione. Si muore nelle banche e si muore sui ponti. Si muore per la mafia e per gli insabbiamenti. Si muore come si può sulla...